Buonasera cari amici di Dopocena, benvenuti a questa puntata sui nostri divani rossi. Questa sera ci sono graditi ospiti, gli amici dell'Africa Chiama, che tornano da noi per illustrarci una campagna importante e anche per darci qualche delucidazione su come poter fare ad essere un volontario attivo per quella causa che loro portano avanti da tantissimo tempo e che si chiama l'Africa, appunto il continente africano e con tutte le sue difficoltà. Gli amici dell'Africa Chiama, lo dico per quei pochissimi che non lo sanno, sono una onlus tutta fanese che ha però un respiro, possiamo dirlo tranquillamente, Raffaella, internazionale, perché siete veramente in tutto il mondo. E allora salutiamoli subito, Raffaella Nannini, coordinatrice dell'Africa Chiama, poi in posizione centrale Anita Manti, vicepresidente nonché volontaria, buonasera, e poi abbiamo Francesca Sebastianelli, che è una volontaria, che è colei che veramente poi alla fine, insomma... scherzo, naturalmente tutti convergono su un unico scopo, su un unico fine, Raffaella, quello di portare avanti la campagna per riportare il continente africano fuori dalle secche, fuori dai fanghi, fuori dalla sua condizione veramente disagiata. Quindi questa è la vostra mission. Sì, la mission dell'Africa Chiama è quella di cercare di migliorare le condizioni di vita, soprattutto dei bambini che vivono in Africa subsahariana. E nello specifico l'Africa Chiama opera in tre paesi dell'Africa, che sono Kenya, Tanzania e Zambia, raggiungendo ogni giorno più di 10.000 bambini che vengono, diciamo così, curati e sostenuti attraverso diversi interventi che sono nel settore dell'alimentazione, dell'accoglienza, della disabilità, della salute e dell'istruzione e anche della formazione volta invece alle loro famiglie per cercare di sostenerle in attività generatrici di reddito. Ecco, questa è un po' la vostra carta d'identità, ecco, avete sentito su quanti fronti l'Africa Chiama è impegnata e sembra sembra scontato, ma non lo è. C'è bisogno di tanto e spesso e volentieri bisogna ricordare a tutti quanti che, ma dopo questo lo vedremo anche facendo un piccolo appello, che c'è bisogno di tutti e non c'è bisogno di essere poi, dei veri e propri missionari, basta anche farle le cose da casa, insomma. Sì, da qui si può fare tanto. Se noi riusciamo a raggiungere appunto questi 10.000 bambini ogni giorno e garantire loro appunto il cibo, l'istruzione, le cure mediche, è perché qui in Italia ci sono davvero tante persone che ci sostengono. Le persone possono sostenerci con 2 euro al giorno, 2 euro una volta, con importi più alti, importi più bassi, ma ogni goccia contribuisce poi a creare il mare di cose che riusciamo a fare. Ecco, quindi, allora, noi abbiamo pronto un contributo video molto bello che ci aiuterà a capire poi anche lo scopo di questa puntata di Dopocena. Allora, noi facciamo così, ve lo facciamo vedere, poi rientriamo e dopo Raffaella ci spiegherà di che cosa si tratta e perché. Ok? Adesso ce lo guardiamo insieme. Sostieni la campagna Lotta alla fame dell'Africa Chiama per salvare 6.000 bambini. Dona ora 2 euro inviando un SMS o chiamando da rete fissa al 45509. In un mondo di bambini non si muore di fame. 45509. Thank you.
Ebbene, l'avete visto, bellino, complimenti. Allora, grazie. Molto, molto bello, soprattutto anche estremamente chiaro ed esplicativo. Quindi avete visto un numero, se non l'avete memorizzato ve lo ripeteremo, 45509, e con questo numero, dopo lo faremo anche insieme, avete la possibilità di fare questa donazione di 2 euro, anzi se nel mentre noi parliamo già lo volete fare, il numero è già attivo, quindi potete farlo subito, testè, insomma, anzi vi invito, entro la fine della trasmissione dovete farlo, ve lo chiedo con grande cortesia. E allora, insomma, parlaci di questo video che qualcuno avrà riconosciuto anche dei luoghi abbastanza identificativi di Fano. Sì, allora è uno spot che è tutto fanese, possiamo dire, nel senso che è stato girato a Fano, avete notato i passeggi, e gli attori sono due bambini fanesi, Edoardo e Virginia, che si sono, diciamo così, hanno scelto di sostenere la causa dell'associazione. E è stato girato da Luca Longarini e Giacomo Giardini per la cooperativa App, quindi loro hanno realizzato tutte le riprese, il montaggio video e l'ideazione. E abbiamo avuto il supporto del rugby, della squadra rugby di Fano e della scuola di musical Capogiro, che sono due realtà che lavorano con i bambini e con i giovani a Fano, che sono sicuramente particolarmente sensibili alle cause dell'associazione. C'è il cane Bacco, che è un cane fanese. È un video quindi che abbiamo voluto realizzare per far capire quanto in realtà i bambini ci possono insegnare tanto nel valore della condivisione, perché i bambini sono i primi che, appunto, se vedono un bambino che non ha niente da mangiare, sono i primi ad offrirglielo. Esatto. È uno spot, diciamo, importante, perché durante questa settimana verrà diffuso dalle reti Mediaset, quindi lo potrete vedere anche su Rete 4, Canale 5 e Italia 1. Mediaset ci ha concesso, appunto, degli spazi gratuiti proprio per promuovere questa campagna. Tramite questa campagna, una campagna che l'associazione porta avanti da diversi anni, noi cerchiamo di raccogliere fondi per garantire il cibo a più di 6.000 bambini. Purtroppo ancora oggi nel mondo sono più di 800 milioni le persone che soffrono la fame, e queste sono concentrate in modo particolare in Africa subsahariana. Ripetiamolo, quanti sono? Più di 800 milioni. Ecco, quindi non le persone che soffrono la fame. Un numero così, 800 milioni di bambini. Sì, persone. Di persone. Sì, può quindi sono numeri veramente impressionanti. Sì, un bambino su 4 nel mondo muore di fame. Quindi la fame è sicuramente un'emergenza a livello mondiale, di cui purtroppo poco se ne parla, o se ne parla si dà un po' come un'emergenza scontata ormai, mentre in realtà è, diciamo, un aspetto... Un bambino su quattro. Riflettete, un bambino su quattro. E questo ci porta, appunto, ogni anno a batterci, a portare avanti, appunto, questa campagna nazionale Lotta alla Fame, sia per far conoscere questi numeri, quindi per far capire di quale sia la portata di questa emergenza, sia allo stesso tempo per cercare di attivarci e fare qualcosa. L'Africa Chiama, in particolare, grazie ai fondi che raccoglie con questa campagna, può poi sostenere dei centri nutrizionali che sono, diciamo, cercano di intervenire proprio sulla problematica, sull'emergenza, perché si rivolgono a bambini gravemente malnutriti, e anche il progetto delle mense scolastiche, cioè sostenere i bambini che vanno a scuola dando loro un pasto ogni giorno. In questo modo si possono prevenire tante forme di malnutrizione e denutrizione. Parentesi che poi non vorrei dimenticarmelo dopo, no. Nello spot anche la voce fanese di Erika di Malta, una ragazza di Fano che, appunto, sta lavorando anche come attrice. Come attrice. Ci tenevo a dirlo, ecco, perché no, è giusto far menzione di tutti coloro che hanno contribuito a questo video, che noi abbiamo visto quasi in anteprima, nel senso che comunque lo vedremo in questi giorni sulle reti Mediaset, quindi, però, insomma, ce lo siamo goduti in anteprima. E allora, se c'era da rimarcare così in maniera forte, così in maniera importante, il fatto e le cifre che la fame rappresenta ancora per il continente africano il problema numero uno, possiamo dirlo, come causa anche di mortalità sicuramente, e se pensiamo anche al cibo che finisce nei nostri bidoni della spazzatura, spesso e volentieri, insomma, questo ci deve far riflettere, soprattutto quando siamo a tavola e quando consumiamo del cibo, c'è chi non ce l'ha e c'è chi muore ancora di fame. Quindi pensiamoci, punti esclamativi, pensiamoci.
Quindi io ribadisco, nel mentre noi stiamo andando in onda, il numero è attivo, 45509, se potete fatelo, mentre guardate la trasmissione, e 2 euro insomma, sono un caffè al giorno, quindi sì, sì. Se lo fate fino alla fine della campagna, tutti i giorni, una volta al giorno, insomma un caffè lo potete anche regalare, giusto? Detto bene? Va benissimo. Dopo lo faremo insieme. Insieme. Allora, visto che l'abbiamo qui a portata di mano, ce l'hanno portata in studio, una volontaria. Allora, io insomma ribadisco bene il tuo nome perché prima l'ho un po' storpiato, insomma, Sabatinelli, Francesca Sabatinelli, mi raccomando. Allora, Francesca, tu insomma sei insomma, una volontaria che sì. ha toccato con mano, questo problema. Rappresenta veramente una piaga indicibile. Sì, purtroppo sì. Io ho vissuto la realtà in Tanzania, dove prima scorrevano le immagini del centro Kipepeo, che è appunto il centro nutrizionale, e accoglie 15 bambini malnutriti sotto i 5 anni. È brutto perché non ci devono essere bambini malnutriti. Tutti hanno la necessità e il dovere di poter mangiare cose giuste e sane per la propria crescita. Purtroppo i problemi sono anche a monte a livello della mamma in gravidanza, perché comunque l'alimentazione non è corretta per tutti. E per fortuna col centro Kipepeo si arriva a risanare quel difetto che c'è. E è molto bello anche il fatto che alla fine del percorso, al raggiungimento del peso, venga dato un sostegno comunque anche alla mamma e alla famiglia per poter continuare un'attività, per poter sostenere ancora il cibo per i propri figli. Certo, perché immagino che oltre l'emergenza, cioè il presto e subito, sia anche un po' la continuità il certo. problema, no? Assicurare questa forma di approvvigionamento in maniera continuativa, più continua. Perché chiaramente insomma, non deve essere un intervento a spot. No. Altre criticità di quella zona, così giusto perché tu ci sei stata? Io sono stata al centro Kipepeo appunto e anche al centro San Bamba, che è un centro per bambini disabili, è sempre lì vicino. Le realtà sono forti, però sono forti, ma ti danno tanta forza, ritorni bello carico, perché vedere comunque il sorriso di un bambino disabile per la disabilità che ha, ti dà una carica, è contento di giocare con te, è contento di vederti, cose che purtroppo qui da noi sono un pochino meno... Forse un po' troppo scontate. Esatto, diciamo. Esatto, sì. Allora, scontato lì non esiste. Non esiste. Bene, ti ringrazio per le tue parole, perché prego. Io è questo che volevo far sentire, un po' l'emozione anche di chi va in quei posti e quando si riporta qua nella realtà di tutti i giorni capisci che forse i problemi della vita sono altri e forse servirebbe a più di uno fare un viaggetto lì di qualche settimana e poi ritornare qua e la visione della vita secondo me sarebbe un po' diversa. Sì, cambia. Vero che cambia. Però fare il volontario, come ha vissuto l'esperienza Francesca, Raffaella, non è poi così difficile. No, non è difficile. Io ci tengo qui a precisare due, diciamo, annunciare due modalità. La prima, appunto, fare il volontario come ha fatto Francesca di qualche settimana in Tanzania. È possibile farlo. Noi proprio nel weekend dal 10 al 12 aprile avremo un corso a Montegiove per, diciamo così, spiegare e formare i volontari che partiranno. Quindi questa è una modalità, si intende in questo ambito appunto il volontario che fa per un periodo breve, di circa un mesetto. L'altra possibilità invece che diamo ai giovani che hanno tra i 18 e i 28 anni è invece quella del servizio civile volontario. I giovani possono fare questa domanda entro il 16 aprile, quindi a giorni c'è la scadenza. L'Africa Chiama ha a disposizione 8 posti, quindi 4 volontari di servizio civile nella sede di Fano presso la nostra associazione, quindi il lavoro di raccolta fondi e sensibilizzazione qui in Italia, oppure 4 posti in Africa, 2
9 posti in Tanzania, 2 posti in Zambia. È appunto rivolto ai giovani che sono all'interno di questa fascia d'età. Dico anche che è previsto un contributo che viene dato dallo Stato. I giovani che sono in Italia percepiranno adesso attorno ai 400 euro mensili, mentre quelli che saranno all'estero circa 800 euro mensili. È un anno che i giovani possono scegliere di dedicare a queste tematiche, un'opportunità importante per i giovani italiani, perché certo, ovviamente fanno un'esperienza unica. Io lo ricordo, possono anche contattare l'associazione per avere maggiori informazioni. L'importante appunto è che lo facciano prima del 16 aprile, perché questa è la scadenza per inviare le domande. Quindi sono 8 posti. 8 posti. La domanda va fatta entro il 16 aprile. 4 posti in Italia, chi vuole rimanere certo, in Italia, okay, mentre 4 posti invece all'estero, in Africa, all'estero, per un servizio che durerà 12 mesi. Ok, e avete poi anche un'altra scadenza breve, perché mi dicevi quella del corso. Del corso dei volontari, ecco, invece. Che parte il? Il 10 aprile e si conclude il 12 aprile. Quindi, insomma, a brevissimi, a pochi giorni anche questo. Quindi se volete affrontare questa avventura, se volete essere elementi attivi e partecipi, non solo attraverso l'SMS con la donazione di 2 euro che io ricordo potete fare anche in questo momento, al 45509, donando appunto 2 euro potete contribuire in solido, diciamo così, alla causa dell'Africa Chiama. Però volendo si può anche essere elementi attivi e partecipi come Francesca, e quindi insomma attraverso voi, quindi basta venire da voi, basta insomma contattarvi e poi insomma daremo tutte le informazioni. Le informazioni, quindi anche per sapere poi magari no da cosa nasce cosa, non è detto certo, che la curiosità, è importante stimolare la curiosità. Allora, unico elemento che non ho parlato fino ad ora, Anita, allora, importante anche avere possibilità con le forme canoniche di sostegno, no? Parliamo del 5 per 1000, quindi queste classiche modalità per accedere e sostenere la vostra associazione. Sì, proprio inizia adesso, no? Il periodo della dichiarazione dei redditi per tutti i cittadini che possono farlo, quindi uno strumento importante di donazione per l'associazione, per l'Africa Chiama, è il 5 per 1000. È in realtà uno strumento semplicissimo perché non costa nulla, e quindi è importante sottolineare questa forma, ma che per noi è veramente una fonte importante di sostegno. Per dare dei numeri, per essere anche abbastanza trasparenti insomma con tutti i nostri sostenitori, diciamo che nel 2014, grazie a questo strumento, il 5 per 1000, sono stati raccolti ben 73.000 euro. Quindi una cifra veramente importante. Certo. Chiaramente si riferiscono ai redditi dell'anno precedente, certo, ma ancora quest'anno insomma è possibile fare questa donazione. E in che modo? Basta semplicemente comunicare, quindi scrivere il codice fiscale della nostra associazione nella dichiarazione dei redditi. Lo troviamo sul nostro sito, per esempio www.africachiama.org, e quindi quando si va dal commercialista piuttosto che da altri enti è sufficiente comunicare il codice fiscale dell'associazione. Lo scorso anno, con i soldi raccolti, abbiamo potuto sostenere tutte le attività della clinica Shalom. Mm. La clinica si trova a Kanyama, nella periferia di Lusaka, in Zambia, ed è una clinica che è nata da poco, dopo qualche anno, e che ci permette di curare soprattutto bambini. E per dare dei dati, 19.000 persone sono state curate nel 2014. 19.000. 19.000. Questo significa quindi più di 1.000 persone al mese che si sono rivolte al centro e hanno ricevuto sostegno e cure. La stragrande maggioranza sono bambini oppure donne in gravidanza. E al centro, alla clinica Shalom, lavorano un'equipe di uno staff quindi interamente locale, ed è un medico, un infermiere, un'ostetrica che viene 2 o 3 volte alla settimana, e c'è anche un tecnico di laboratorio, perché siamo in grado di fare delle piccole analisi, uno screening delle malattie più diffuse nella regione, che sono soprattutto malaria, tubercolosi, AIDS, e quindi questa risposta, diciamo, che i cittadini possono insomma fare, e la presenza, diciamo, dell'Africa Chiama ha modificato notevolmente l'aspetto e la percezione anche
della salute. Ah. Quindi è un centro di riferimento fondamentale. E a Kanyama vivono circa 400.000 persone e non c'era una clinica di riferimento. Quindi, la clinica più vicina sarebbe stata molto lontana e quindi irraggiungibile. Di fatto. E quindi ecco, ha cambiato proprio il modo di percepire il problema della salute. E è un aspetto fondamentale, perché spesso e volentieri, ecco, nella lontananza, la non accessibilità al servizio rende praticamente impossibile curarsi, certo, anche per la malaria, insomma, certo, che sappiamo essere comunque una malattia che può portare alla morte, ma che può essere curata. Ecco, quindi insomma ha cambiato anche la morfologia del paesaggio, perché la presenza, sì, no, di una struttura modifica paesaggio e stili di vita. Quindi insomma, noi vediamo, gli amici dell'Africa Chiama hanno snocciolato anche delle cifre, dei numeri, che però se rapportati alla dimensione del continente africano possiamo dire che sono delle gocce in mezzo al mare. Quindi no, adesso i numeri che hai citato tu sono numeri che sembrano dei bei numeri, ma la dimensione del fenomeno è molto vasta. Quindi non è mai abbastanza il vostro contributo, non è mai abbastanza quello che possiamo fare, perché in Africa c'è veramente tanto, tantissimo da fare, dall'emergenza sanitaria al cibo, all'acqua, a tutto quello che può essere, no, il tessuto sociale. Certo è, Raffaella, che voi incidete su tanti fronti, quindi salute, come abbiamo appunto poc'anzi detto, la campagna contro la fame, insomma, è un impegno importante. Sì, è un impegno importante che sicuramente, diciamo così, mano a mano che andiamo avanti ci rendiamo conto che però appunto è essenziale per le persone che riusciamo a raggiungere attraverso questi interventi. L'istruzione è l'altro aspetto fondamentale su cui puntiamo tanto, perché crediamo che l'istruzione sia poi l'aspetto che possa porre delle basi importanti per la crescita delle future generazioni, fondamentalmente. Adesso proprio a Kanyama riusciamo a sostenere i bambini dalla prima classe alla dodicesima, quindi li accompagniamo fino all'esame di maturità. È un grande traguardo per noi, perché ovviamente sentiamo anche un po' la responsabilità di dover formare e accompagnare persone che poi saranno i governanti o persone che poi appunto ricopriranno dei ruoli importanti nel futuro del paese. Anita, allora ricordiamolo questo 5 per 1000, perché è importante anche questo, non soltanto sì, l'SMS, quindi attraverso il codice fiscale. Il codice fiscale della nostra associazione, andiamo sul sito dell'associazione www.lafricachiama.org, comunichiamolo quando andiamo a fare la dichiarazione dei redditi, ed è un aiuto veramente importante. Anche quest'anno aiuteremo la clinica Shalom a crescere ancora di più. Bene, e magari sotto questa forma, insomma, la dichiarazione dei redditi sembrerà meno brutta, meno gravosa, meno pesante. Oh, allora, avete portato anche, siete testimonial di merchandising anche, perché vedo magliette, sfillette, cioè uno vi può anche sostenere in questo modo, no? Volendo, attraverso l'acquisto dei vostri supporti. Sì, sia presso la nostra sede, che è in via Giustizia 43, se qualcuno insomma, non lo sapesse, quindi è possibile venirci a trovare, e lì si trovano appunto vari sia oggetti che vengono dall'Africa, quindi artigianato, ma anche le magliette che indossa, una lo indossa Francesca, una lo indosso io. Con un po' di artigianato. Lei ha un po' di artigianato. Siete uno spot vivente, però va bene. Sì, perché facciamo delle magliette che ci piacciono. Cioè, sostanzialmente, perché dal momento che uno decide di portarle, almeno che sia, va bene. Sì, siamo insomma un po' tutti insieme con i volontari, ogni tanto decidiamo di... La prossima volta portate una extra large, me la metto anch'io. Così. Infatti, sì. Va bene. Ok, allora ribadiamo che c'è questo numero, che è il 45509, attraverso il quale potete fare questa donazione di 2 euro che contribuisce al grosso problema della fame. Ricordiamo anche la tempistica di questa campagna, perché è una tempistica, giusto? Sì, questo sostegno può essere fatto dal 5 all'11 aprile. Okay. Quindi all'interno di questa settimana è possibile far inviare questo SMS. Il video che avete visto si può trovare anche su YouTube o su Facebook, quindi l'aiuto anche grande che è possibile darci è quello di condividerlo attraverso i vari social network, perché ovviamente più diventa virale
e più si raggiungono altre persone. C'è anche ovviamente la collaborazione di tutti i gestori telefonici. Qui sottolineo una cosa per la quale tanti magari possono avere dei dubbi, cioè che noi firmiamo proprio un contratto con ogni gestore telefonico. Ogni gestore telefonico si impegna, e noi abbiamo un'esperienza passata che lo conferma, di inviarci proprio tutta la somma complessiva dei 2 euro, quindi i gestori telefonici non si trattengono alcuna somma, quindi dell'SMS che voi inviate dei 2 euro direttamente arrivano all'Africa Chiama. Questo è importante anche per una questione di trasparenza. Altra cosa che sottolineo, sempre per quanto riguarda la trasparenza, è che sul sito dell'Africa Chiama, che Anita prima ha indicato, è possibile trovare anche tutti i bilanci dell'Africa Chiama, per vedere con trasparenza i fondi che raccogliamo e come poi vengono utilizzati. L'Africa Chiama praticamente dedica circa il 90% dei fondi che raccoglie a sostegno dei progetti in Africa o di sostegno per i progetti in Italia, mentre il 10% per le spese appunto di gestione e struttura. Per quanto riguarda, a questo punto lo dico perché mi è venuto in mente, progetti in Italia, l'Africa Chiama da quest'autunno ha avviato anche un progetto di doposcuola per bambini stranieri che vengono appunto 3 volte alla settimana presso la nostra associazione, lunedì, mercoledì e venerdì. Grazie all'aiuto di tanti volontari stiamo dando supporto a questi bambini nell'aiuto, diciamo così, dei compiti, perché ovviamente avvenendo in un altro paese hanno bisogno di essere aiutati in questo senso. In questo momento sono 7 i bambini. 7? Sì, sono 7 che vengono regolarmente il pomeriggio a svolgere i compiti con noi e con i volontari che ci aiutano e ci sostengono in questa attività. Quindi insomma anche un'attività di supporto e di affiancamento nel processo di integrazione, che poi è importante anche, no, da questo punto di vista. Quindi allora, Raffaella, grazie per aver sottolineato questi due aspetti molto importanti, perché spesso quando ci troviamo di fronte a queste campagne attraverso i social, i media oppure attraverso la telefonia, no, questi dubbi possono venire, in passato sono venuti anche per altre cose importanti come questa, però insomma è importante ribadire che i 2 euro sono netti, puliti e vanno tutti quanti alla causa, e soprattutto che è consultabile sul sito dell'associazione, della ONLUS, dove vanno a finire i soldi, perché il problema questo si pone, no? Sì, sì, quante ovvio, volte, sì. No? Anche per altri, ma arriveranno, ma io lo faccio, però non lo so, cioè c'è un po' questa forza, no? Sì, l'associazione è la trasparenza. La trasparenza, quindi sì, tutto in questo momento è necessario essere fedeli con i sostenitori, in tutto e per tutto. In tutto e per tutto. Allora, visto che vi abbiamo chiesto un contributo e la fedeltà è importante e va premiata, noi adesso prendiamo il telefonino, ce l'abbiamo qui, sono tutti quanti, quindi adesso in chiusura di trasmissione facciamo materialmente, io spero di trovare la pagina giusta, adesso l'ho trovata, e quindi faccio materialmente l'SMS, quindi lo stiamo facendo tutti quanti. Sì, sì. Ok? Qua. Quindi ecco, il nostro è partito, 45509, questo è il numero da fare, basta l'SMS, giusto? Non serve testo, non serve niente, basta partire, noi l'abbiamo fatto, quindi mi raccomando, telespettatori di Fano TV, amici di Dopocena, fate questo SMS, fino all'11 lo potete fare, noi l'abbiamo fatto, e allora, che dire, io spero che tutto vada secondo la vostra progettualità. E naturalmente diciamo anche che riceveranno, lo diciamo così verbalmente, un SMS di ritorno, tipo, no, da parte del gestore, come ha ricevuto l'SMS, quindi tutto è andato a buon fine. Quindi mi raccomando, fatelo, noi l'abbiamo fatto, fatelo anche voi. Grazie, grazie, ringraziamo gli amici dell'Africa Chiama per questa testimonianza così e questa richiesta di aiuto e di sostegno. Mi raccomando, fate l'SMS, ve lo ricordo, 45509. Sosteniamo la lotta alla fame che l'Africa Chiama fa. Grazie e arrivederci per questa puntata di Dopocena, è tutto, alle prossime.